Un avvenire nuovo, aperto alla speranza che non delude, in cui le divisioni si potranno superare e i credenti, rinnovati nell'amore, saranno pienamente e visibilmente uniti. Su questo auspicio Papa Francesco ha incentrato l'omelia dei Vespri celebrati nella Basilica di San Paolo fuori le mura, nella solennità della conversione dell'Apostolo e a chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ricordando che la riconciliazione è un dono gratuito di Dio, come San Paolo siamo chiamati a proclamare il Vangelo della riconciliazione per chiamati, perdonati e salvati. La riconciliazione in Cristo, ha affermato il Papa, non può avvenire senza sacrificio, ma il vivere per Lui e non per se stessi, secondo Lui, con il suo amore e nel suo amore. È l'invito per ogni confessione cristiana a lasciare le mode del mondo per guardare la croce, uscendo dall'isolamento e dell'autoreferenzialità. Un'autentica riconciliazione tra i cristiani potrà realizzarsi quando sapremo riconoscere i doni gli uni degli altri e saremo capaci con umiltà e docilità di imparare gli uni degli altri. Imparare gli uni degli altri senza attendere che siano gli altri a imparare prima da noi. Trarre forza dalla memoria, ha sottolineato il Papa, ma anche lasciarsi alle spalle il passato per seguire Gesù nell'oggi e vivere una vita nuova in Lui. Un segno importante evidenziato è stato ricordare insieme, cattolici e luterani, il quinto centenario della Riforma protestante, un traguardo notevole raggiunto grazie a Dio alla preghiera, alla conoscenza reciproca e il dialogo ecumenico. Un cammino da percorrere insieme, incoraggiati anche dalla testimonianza eroica di tanti fratelli e sorelle, uniti ieri e oggi nel soffrire per il nome di Gesù.